Salve a tutti. E dopo un po' che non registriamo un gameplay di Minecraft. Sinceramente, ho visto che questi video hanno poca visualizzazione, non li guarda quasi nessuno. Per cui questo mi ha spinto a farmi gli altri. A quello che non vi vedete, a quello che non vi piace, più una cosa non vi piace, più me la schiaccio in faccia. Io non ho fatto la stessa, non me l'ho bastato. Comunque, l'ultima volta stavamo scavando in questa miniera. Mi sono accorto che in questa miniera, scendendo molto in profondità, si notano un sacco di cose, non è che ci sta un'abbondanza di credito, un'abbondanza di carbone, la disguazione, e spesso le varie. E sinceramente ritengo che questa miniera possa essere scritta dannaggiamente. Infatti tutti questi elementi che sono accogliendo, ho un progettino in testa, ho un progettino bello grosso. Tenete presente che la maggior parte delle cose che faccio in Malta non le conosco. Vado, come posso dire, vado a braccio. Perciò ho chiesto agli altri video dei consigli. Ma evidentemente non me ne voglio dare. Per cui devo fare tutto da solo. Meno male che qualche regalo che ho fatto molto spesso dopo la voce nel mio fratellino. E rendo l'unico del gioco mi sono imparato i movimenti, le basi, chiamiamole così. Però su molte cose sono ancora molto vergine. E se è chiaro, sono vergine, sono meglio su di me, nella vita reale ci ho dato di brutto. Ma lo voglio dire appunto perché se no potreste pensare che se poi veramente uno sfigato. Perché guardate che non è detto che quelli che giocano a Minecraft sono tutti quanti sfigati. Ci sono persone che giocano a Minecraft che ho visto che hanno anche 40 anni, 50 anni, che probabilmente non hanno il coraggio di ammetterlo, oppure di dirlo apertamente, perché pensano che una persona, solamente perché è vecchia, non dovrebbe giocare a giochi in cui giocano in suo momento. La classica teoria è inutile insegnare giochi nuovi a un vecchio cane. Io aggiungerei una piccola cosa. Più vecchio il toro, più duro il corno. Comunque, visto che sto massacrando completamente questi mattoni, sto facendo un vero bordello, mi sa che tra poco alcuni mi spogliano. Ah, bene. Ho sentito uno zombie, per esempio, che qua sotto, prima, ci sono anche cantanti. Secondo, vengo dalla chiesa. Sinceramente con questo texture pack, la pietra rossa ha una forma strana, sembra degli angoli tumorali, ma comunque anche le tribolazioni delle torce, se non vorrei dire. Comunque, in questo periodo, grazie a un sostegno economico dovuto a una sorta di partnership, ho migliorato e ampliato il computer di gaming di mio fratello. Come cazzo sta? Allora, prima cosa, ho comprato un mouse da gaming. Molto buono, il marchio E-Tech, Rangel, Scorpion Rangel, molto bello, sì, esteticamente. Poi ho comprato delle demo cuffie sempre della marca E-Tech e un microfono molto sensibile. Infatti sto usando questo microfono nuovo per poter registrare il gameplay. E
penso che adesso lo sto registrando in tempo reale, non è un commento. Ho il microfono, gioco e registro. Naturalmente un file audio è su un canale differente dalla registrazione audio del gioco, così posso migliorare il segnale. Un altro canale audio è molto comodo, uno per gli effetti di modo di fondo, sottofondo del gioco, ambiente, uno per il mio parlato, così siamo sicuri che posso correggerli quando è il momento. Poi naturalmente devo stoppiare la voce per camuffarla, perché dovrebbe essere fin dall'inizio. Io ci tengo la mia privacy. Non mi farò vedere, non mi farò sentire. Ognuno ha diritto di avere la privacy. Faccio questi tempi solo perché non ho chiesto il mio capo. E se a voi non sta bene che io faccio così, che mi posso dire? Vado a cagare, non mi affido. Vedete, io non devo distruggere me stesso per accontentare sto cazzo. Meno male che tengo una grossa quantità di piccoli. Aspettate un attimo. Dove eravamo rimasti? No, ho dovuto fermare un attimo la registrazione perché volevo fare una cosa. Comunque, stavo dicendo. Dove ero rimasto? Mi sono perso. Ah sì, dove ero rimasto? Aspetta. Ah sì. Prima di prima un cazzo, ok? Io praticamente faccio questo dentro con il mio figlio, perché me l'ha chiesto. Perché voleva un diverso modo di agire, perché lui è molto lineare, io sono completamente folle. E infatti, come sentire tutto questo vento a dire, io sto lavorando vicino alla lava, quindi potrei fare una stronzata e finire di sotto. Sinceramente, non mi immaginavo che questo ci fosse tanto freddo qui. E mi sa che fra poco dovrò fare tutti i piccoli. Mamma mia, quanto materiale ho trovato. Ma proprio da quanto tempo di dire cartone, ferro. C'ho pure una sacca, ci sta anche l'ossidiana là sotto che utilizzerò per fare una cosa. A differenza di un fratello, io non intendo aspettare gradualmente di fare le cose. A differenza di una figlia, cerco di sfondare tutto quello che mi pare. Allora, secondo il bagno questo dovrebbe essere ambesivo. Però devo dire ambesivo, il granito e la diorite, a parte il fatto che hanno un bagno di parte estetico dopo che è stata meditata, hanno anche altre peculiarità che nessuno o forse poi hanno notato. Se costruisce un pavimento di andesite di diorite di granito e sopra ci esplode un grigio, non si dubita. Fate anche voi questa prova. Fate un pavimento, una lastra di un paio di blocchi di comunità di andesite di granito e poi provate a fare ciascuno sotto un filtro. Sono molto automatico al mio primo caso, vero? Cioè una persona normale costruisce una scalinata, oppure costruisce una scala di legno. Io invece sto salendo piano piano, come se fosse una specie di spider. Il problema sarà si presenterà quando dovrò scendere. Già, sarà un vero problema dove scendere. Probabilmente mi farà un po' male. Oppure potrò mettere i blocchi davanti a me e fare una piccola scalinata. Cazzo, la faccia, maledizione, meno male. Io ho sentito le ossa di una stella. Mi sta uno scherzo da questa parte che sta suonando le maracas. Mi sa che un altro piccone è andato a tutto bene. Ormai quasi completamente rovinato.
una cosa che sicuramente vi starete chiedendo, oppure non me la state a chiedere, perché sto parlando tra un grandese in porta. Ma sinceramente me la chiedo pure in questo punto, che me ne sai faccio di una grandese? Pensavate che cadevo, invece no, mi dispiace. Tutto calcolato. Sì, sono un grande stato alle telefone, che ne vado molto molto di essere bastardo. Soprattutto perché sono un bastardo. Ok. Che carino? Una poco passato il Natale, mentre sto registrando questo video. E probabilmente lo dividerò fra molti mesi. Perché sinceramente voglio registrarmi parecchie puntate prima di cominciare a pubblicarle. Tanto non ci sta tanta affluenza di pubblico, perciò posso fare quello che cazzo voglio. Voi non mi richiedete e io mi metto. Magari un giorno voi mi chiedete, me li chiederete e io non li metto. C'è troppa lama da queste parti, mi sa che ho raggiunto una profondità tale che con molta probabilità, secondo me, da quando comincio a bloccare l'anima dei mortacci che mi è caduto. Naturalmente queste pause, il momento di rendering, ne eliminerò. Ma mi era caduta una cosa. Allora. Troppa lava, in qualche modo devo eliminare questo fastidio. Penso che utilizzerò una selce. C'è la ghiaglia. La ghiaglia, come ho potuto notare, ha una gravità differente. Nel senso che se la blocco, mi dice non blocco, non mi ha attaccata, ricetta. E prima potrei utilizzare visto che sta vicino a tutta, ci girava, se vado a spogliare la pubblica gli occhi, per prendere un metro di occhi. Mi conviene prenderla. Adesso sinceramente, a occhio e croce, quanti blocchi di... avrò preso, almeno anche, forse anche un centinaio, non lo so. Vedete, questo è un modo pratico di utilizzare il tedesco. Invece che buttarlo nella lava per eliminarlo dall'inventario, lo riutilizzi creandoci un pavimento di tedesco. Però mi chiedo in che modo la posso utilizzare, cazzo, perché ho parlato dell'inventario. Devo buttare qualcosa che butto. Come dicevo prima, devo fare attenzione a non fare il cazzone vicino alla lava, per cui... Allora, andiamo un poco di sistemare meglio questa stessa. Ok, penso di aver fatto la scelta giusta.
il secondo livello del mio corso di lana. Sì, ma sono pure idiota. Tengo la ghiaia perché non la utilizzo per tappare in me. Che cazzo. Così piccolo di pietra. E sento ancora scheletri in giro. Bisogna sa che se becco qualche scheletro qua sotto, rompo la pietra e mi faccio fare un bagno di lava che non finisce. Comunque questa lava ha due blocchi di profondità, presumo, per cui mi posso anche trattare. Se voglio la lava basta che tu un po' il blocco più disco di lava. Sempre un tipo che si va a scegliere i punti più ostici dove andare a prendere i materiali, ma chi se ne frega. Come si dice nella vita, se non rischi a prendere, non ti senti soddisfatto di vivere. E questa è una regola che mi seguo da quando sono stato bambino. Per chi non l'avesse capito, anche io vivo, mi vedo nella casa famiglia dove vive Caragosso. No, io e lui non abbiamo un legame di sangue, però siamo fratelli. Lui è stato abbandonato circa molti anni fa, dopo che i genitori si sono abbandonati, i genitori sono morti a causa dei problemi con i cacciatori. Un Caragosso è nato di forma. Noi dobbiamo essere assieme. Pure io sono nato con delle difformità fisiologiche. E infatti i miei genitori mi hanno scaricato il nome della spazzatura, sperando che morissi. Ma sono sopravvissuto. Il tempo necessario per essere trovato. E poi... Oh cazzo, ma quelli sono diamanti? Quelli sono spagnoli, sono diamanti. E no, non l'avevo notato qui. Ma che sono un blocco di rovescio, non è un problema eccessivo. Però devo essere molto cauto con i diamanti. Allora, non mi sono spazi? Ok, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sono sbagliato con tanti, sono 7 o 6. Sperare, magari posso avere qualche altro. Quanto pure mi chiede le pagine di roba, ho notato che sperava nei pressi delle note che penso che ce ne sia mai. Come stavo dicendo, io e lui siamo sempre stati stranamente molto legati, quasi come non fossimo dei fratelli reali. Non lo so perché, ma se dovessi fare un paragone, anzi dovessi fare una sorta di cazzata che ho fatto, vediamo un po' se riesco a trasformare quella lava in... come cazzo si chiama, in modo da poterla... di scavare senza dover mettere. Non comincerò a fare sicuramente molti cazzate. Ma signore, che cosa sta lavando? Io sono la brava mare con l'intestazione. Vediamo un poco se riesco a...
Ну, чего папа принял, конечно, я. Там же она будет все, пока не будем брать зиму. Alla prossima ragazzi, salve a tutti. Ciao ciao.